città vecchia giace nel cuore di Uldar, come il mio premio. Queste ciocche dorate, che siano. I capelli dorati di Sif, moglie di Thor. Perché Loki li avesse tagliati è un mistero, ma Thor non ne fu felice. Saggiamente Loki volle fare ammenda. Una nuova chioma per Sif, ancora più bella. E così partì per Svartalfheim. Su richiesta di Loki, i figli di Ivaldi crearono trecce d'oro puro, che avrebbero attecchito sullo scalpo di Sif come capelli veri. Loki ne fu soddisfatto, ma poiché aveva scoperto le abilità dei mastri nani di Svartalfheim, non si accontentò. Questo è ben sorvegliato. Un attimo. Da che parte? Vattene! Einar diceva che Frithjof e Tyra mi avrebbero aspettato oltre questo punto. All'attacco! Yeah.
No! Ho agito per ciò che credevo di sapere! E lui stava lavorando per i Muspel! Alla Vedi, non avevo tutti. Non vogliamo guai. Cosa ci fai qui? È meglio che tu vada. Vada, ti prego. Che cosa ci fai qui? Finalmente, eccoti qui. Attento. Suonava come se tu avessi dubitato di me. E i tuoi occhi? Sono guariti? Stanno meglio. Siano ringraziati gli dèi. Non c'è di che. E ora, mostrami come procedere con questa pietra solare. Einar?
È ancora vivo, ma è molto stanco. Inizieremo senza di lui. Ti prego, non devono vederti qui. Che ci fai qui? Che cosa ci fai qui? Voi sapete cosa dobbiamo fare? L'esperto di antiche reliquie è mio padre. Ci vorrà poi tanto? Metti la pietra solare qui. Non può essere tanto semplice. No, il meccanismo... Com'era? Sì, credo che dobbiamo concentrare più luce qui, su questo punto. Lascia fare a me, tu resta nascosto. Quest'area è chiusa. La luce rivela qualcosa. Ma la pietra va nutre tra luce. Funziona! Einar aveva ragione! La pietra è soddisfatta! Ora la reliquia sarà mia! Il deposito degli antichi! Bloody Non avrei saputo dirlo. Che succede? Perché non si apre? C'è qualcosa che non va con il meccanismo? Sì, a questo proposito, sarei più tranquillo se ci fosse anche mio padre. Aiuto! Procedete, io andrò a fare esercizio. Forza, cadde da dietro! Sei stato! Che cosa fare? Forse... Se mi esplosivate, mi stava lì seguendo! Sì. Tutto insieme! Non riuscire a guidare! Aspettavo da un pezzo. Per la barba di Ymir,
Tu che ci fai qui, brutto quercio? Cerco una reliquia. Vedo che nel frattempo si è tramutata in un vecchio burbero. Fottiti! È questa che cerchi, no? La potente reliquia. È da buttare. Ho già tirato fuori tutto il meglio. Cosa? Che? Non ci resta che andare, allora. La via più breve è sul davanti. Hai l'aspetto di chi ha fatto ritorno da Helheim. Claude sarà anche un bastardo mezzo sangue, ma sa come si tortura un nano, te l'assicuro. Cosa abbiamo qui? Quel mezzo sangue del mio figliastro si dimentica di te? E guarda che succede! E suo padre si aspetta che un giorno saprà regnare su Muspelheim! Oh, no, 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 no! Lei è una dei cattivi! E la... Non è nessuno, ma ha il sangue di Frigg sulla coscienza e la pagherà! Cercate un'altra uscita! Da dove siamo entrati? Svelti! Andate al rifugio. Io penso a lei. Promesse, promesse. La fiamma ti aspetta! Lascio gli estrini come una gallina! Così ci farai catturare, o peggio. Ma è un Aesir. Credo di conoscerti. L'hai uccisa? È fuggita. Vieni, ne ho abbastanza di stare rinchiuso. Yeah.
Di tutti i volti che ricordo di Asgard, il tuo è quello più inatteso qui. Sembri quasi contrariato. Avrei preferito di gran lunga accogliere una valchiria prosperosa e dal sorriso malizioso. Lei è una botte di idromele degli dèi. Adesso ci capiamo. Ma quando ti ho visto nel palazzo dal portale di Glod, beh, sapevo che mi avresti aiutato. Grazie. Di nulla, amico mio. Il mio vecchio carceriere è venuto a liberarmi. È quasi poetico. Voi nani non sapete cosa sia la poesia. Le rose sono rosse, le viole sono blu e il più scemo di tutti sei tu. Che ne dici di questo poema, pezzo di sterco? Bello quasi quanto la tua faccia. Senti, ho bisogno di te. L'ave ha bisogno di me. Mi si gela il sangue. Ma sai bene che i nani non fanno niente per niente. Stai respirando aria fresca? O il fetore degli aguzzini di Glod? Ho capito, non offenderti. Cosa vuoi che faccia? Aspetta. Cosa? Carogna! Ladro! Combatti! Ti avverto! Fermati o andrò fino in fondo! Si è preso mio figlio, e io il suo. La giustizia fa il suo corso. Avrei voluto tirargli due calci. Quello ha anche cercato di mangiarmi. È finita. I Muspel saranno in rotta. Non finché Surtr è al potere. Dimmi altro sulle reliquie e su ciò che ne hai fatto. Che è successo nel deposito? Secondo te, Glod mi ha torturato. Mi ha ordinato di riattivare le reliquie e di estrarne la magia perché Surtr potesse servirsene. Sei in grado di farlo? Che razza di domanda. Certo che sì. Ma
non per una merda come lui. Ovviamente, quell'idiota di Glod non ha capito che ho disperso la magia invece di accumularla. E quando ho saputo del tuo arrivo, ho sabotato le reliquie e le ho rese inutili. Niente più armi per quel bastardo di Surtr. Non è saggio sottovalutare un tale nemico. Ma sei stato avventato, Ivaldi. Avrei potuto fare buon uso di quella magia. Beh, se stai cercando oggetti potenti... Durante la prigionia ho sentito delle voci. Surtr sta costruendo qualcosa. Qualcosa di piccolo, ma di molto, molto potente. E di grande valore. A tal punto che se tu dovessi impossessartene, potresti riuscire a fare molti danni qui. Parole suadenti. Cercherò di scoprire altro su questo argomento, che va persino oltre la mia conoscenza. Ma prima devo procurarmi gli attrezzi adatti. Iniziamo con un martello, poi uno o due scalpelli. C'è una diga nel nord del Vangrin. Una cosa enorme, quasi completamente ghiacciata. A sud della diga c'è una fucina. Forse è ancora in buono stato. Al termine dei tuoi viaggi potrai trovarmi lì. Verrò quando sarò pronto.